Per il pulpito della chiesa di Sant'Andrea a Pistoia, Giovanni Pisano si ispira a quello realizzato circa 40 anni prima dal padre Nicola per il battistero di Pisa. Di forma esagonale, il pulpito è retto da 6 colonnine con archi acuti e trilobi. Figure di sibille, profeti, evangelisti e angeli dell'Apocalisse occupano gli spazi fra gli archi, le lastre e i pennacchi. Nelle lastre del parapetto sono rappresentate la Natività, l'Adorazione dei Magi, la Strage degli Innocenti, la Crocifissione e il Giudizio Universale. Contrariamente alle corpose figure presenti nel pulpito del padre, le 5 formelle rivelano una piena adesione di Giovanni al gotico. Esse sono zeppe di personaggi dalle proporzioni minute e dalle sagome disegnate da una linea che ora è morbida, ora è spigolosa. I gesti riescono ad essere disperati come nella Strage degli Innocenti o di grande delicatezza come nella Natività. Questo rilievo, che comprende anche l'Annunciazione e l'annuncio ai pastori, offre, con la Vergine annunciata che si ritrae con timorosa verecondia, un soggetto psicologico che sarà motivo di riflessione da parte dei pittori senesi del 300. Di umana sensibilità è invece il gesto di coprire il bambino, compiuto da Maria, al centro della composizione.